Ciao amici di Valerio Photoschool, in questa puntata vediamo come gestire al meglio il tempo di scatto. Tutte le fotocamere, dallo smartphone alla reflex, passando per le mirrorless o le compatte, hanno la possibilità di gestire questo parametro. Cosa serve poter impostare un tempo di scatto a propria scelta? Significa poter personalizzare il risultato finale e quindi ottenere delle fotografie molto più interessanti. Per poter impostare un tempo di scatto su una fotocamera, dobbiamo accertarci che la fotocamera stessa sia impostata nella modalità manuale, ovvero con il selettore principale su M, oppure, per le compatte, le mirrorless o anche addirittura gli smartphone, avere un'applicazione in cui ci permetta di gestire questo parametro. La funzione principale del tempo di scatto è determinare per quanto tempo la luce arriverà sul sensore e quindi impressionare correttamente il sensore, rendere una foto non troppo chiara, troppo luminosa, sovraesposta, e neppure troppo scura, sottoesposta. Quando si utilizza la fotocamera in manuale, noi possiamo selezionare tra una lista davvero molto estesa di tempi di scatto. Le reflex moderne possono scegliere infatti tempi di scatto velocissimi, come un 4 millesimo, un 8 millesimo di secondo, oppure molto lunghi, un secondo, 10 secondi, 30 secondi, per arrivare addirittura a 10 minuti, 30 minuti di esposizione. Ad esempio, un 8 millesimo è un tempo estremamente veloce. Un 8 millesimo significa un tempo che ci potrebbe stare 8.000 volte in un secondo. Quindi immaginate in questo tempo così rapido come posso io congelare perfettamente anche l'azione più veloce. È infatti un tempo di scatto che si utilizza normalmente per foto sportive, per immobilizzare anche le azioni più veloci come nelle foto che stiamo vedendo. Un tempo di scatto invece molto lungo, un secondo, 10 secondi, 30 secondi, permettono di condensare all'interno di un singolo scatto tutto quello che avviene in questo tempo. Quindi è un qualcosa che il nostro occhio non riuscirebbe mai a percepire, ma la fotocamera, grazie a queste capacità, riesce a inserire all'interno dello stesso fotogramma, come nelle foto che stiamo vedendo. Con la macchina fotografica in manuale noi possiamo scegliere di impostare dei tempi di scatto rapidissimi, come un 2 millesimo di secondo, un 4 millesimo, un 8 millesimo di secondo, oppure dei tempi molto lunghi, mezzo secondo, 2 secondi, 10 secondi e così via. Normalmente per le foto di tutti i giorni si cerca di utilizzare un tempo abbastanza rapido da evitare una foto mossa. Una foto mossa spesso è considerata una foto sbagliata, anche se a livello creativo tante volte il mosso può sottolineare meglio le caratteristiche del soggetto che abbiamo di fronte. Ma tornando alle fotografie di tutti i giorni, come faccio a sapere qual è il tempo di scatto che mi permette di ottenere una foto non mossa? Bene, io so che se scatto con un 8 millesimo di secondo sicuramente la foto non mi viene mossa, ma anche a un secondo, a due secondi di posa, pur cercando di stare fermo, tenendo il fiato, scattando con tutte le tecniche che conosco io, corrette, la foto quasi sicuramente mi verrà mossa. C'è una piccola regola empirica che ricorda facilmente qual è il tempo più lungo che posso utilizzare per evitare di fare le foto mosse. Questa regola racconta che per evitare le foto mosse bisogna usare un tempo di scatto almeno pari al reciproco della lunghezza focale dell'obiettivo che stiamo utilizzando. Detto così sembra una regola complessa, ma in realtà è estremamente semplice, perché la regola in pratica dice che se sto usando un 50 mm come lunghezza focale dell'obiettivo che ho montato sulla mia fotocamera, devo usare almeno un cinquantesimo di secondo. Quindi estremamente semplice. Se dovessi montare un 100 mm dovrei usare almeno un centesimo di secondo, mentre se monto un grandangolo, una focale corta, un 18 mm, un 14 mm, posso allungare la posa fino a un quattordicesimo di secondo senza il rischio di ottenere una foto mossa. Ma che vantaggi avrei nell'utilizzare vari tempi di scatto? Beh, bisogna sapere che l'utilizzo di un certo tempo di scatto porta a un risultato particolare della foto. Ad esempio, nella tecnica del panning, noi dobbiamo utilizzare un tempo di scatto piuttosto lento. Questo ci permetterà di seguire un soggetto in movimento durante lo scatto e ottenere una fotografia in cui il senso di movimento sia molto molto evidente. Per eseguire un panning noi dobbiamo impostare quindi un tempo di scatto tra un quarto di secondo e un sessantesimo di secondo in funzione anche della velocità del nostro soggetto. E durante lo scatto, invece di rimanere immobili per evitare la foto mossa, dovremo muoverci, quindi creare del mosso, ma un mosso controllato, in modo che durante lo scatto soggetto e fotocamera
risultino sempre nello stesso punto. Quindi io ruoterò su me stesso seguendo il soggetto durante lo scatto. Questo permetterà di ottenere le foto come quelle che abbiamo appena visto. Ovviamente è una tecnica che richiede un pochino di pratica, ma che porta a risultati molto molto interessanti. Un'altra tecnica consente invece di ottenere l'effetto seta. Quando si fotografa una cascata, possiamo usare un tempo di scatto molto molto lungo, diversi secondi, anche minuti di posa, e questo consentirà di avere invece dell'acqua perfettamente congelata, l'acqua, la cascata, che sembrerà invece un drappo di seta appoggiato sul letto del fiume. Una tecnica molto molto particolare. Un altro campo in cui la scelta di un tempo di scatto particolare è fondamentale è per esempio nell'astrofotografia. Per fotografare le deboli nebulose nel cielo stellato occorre usare tempi di scatto molto molto lunghi, nell'ordine anche di mezz'ora o addirittura ore di posa, ma i risultati ripagano chiaramente dello sforzo eseguito. Abbiamo dunque visto come la scelta personalizzata di scattare con un determinato tempo di scatto porti a dei risultati molto più interessanti. Quindi vi esorto a dimenticare per un po' di tempo la modalità totalmente automatica della fotocamera, iniziare a conoscere passo passo la vostra fotocamera iniziando proprio dalla scelta dei tempi di scatto. Buone foto a tutti!